Due quintali di trote in più adesso nuotano nell'Arno. In vista dell'apertura della stagione di pesca sportiva, i pesci sono stati liberati nel tratto compreso tra Prato Vecchio e Sia, dove nel 2019 è nata la zona a regolamento specifico Capodarno. Un pesce di qualità, un pesce che, come ben sappiamo tutti, siamo obbligati a immettere con determinate caratteristiche, quindi da allevamento certificato, con mangimi, diciamo, biologici, quindi non hanno assolutamente farmaci all'interno, quindi andiamo a immettere un pesce che non altera quello che sono, diciamo, le caratteristiche già del pesce esistente. La preparazione all'apertura della stagione sportiva ancora una volta si è rivelato un evento partecipato che ha visto scendere in campo una quarantina di persone impegnate a migliorare il corso d'acqua. Il tutto nasce nel 2017 con l'idea, appunto, sia dei pescatori sia del comune di Prato Vecchio Stia, nell'ambito dei contratti di fiume, di creare una zona di tutela per i pesci e soprattutto per il fiume. E nei 3 anni il fiume è rinato, il tratto tra Prato Vecchio e Stia, interessato appunto dalla ZRS, è quello che si può dire è rifiorito, perché era una quasi discarica a cielo aperto. Invece, grazie all'intervento di queste tre forze, hanno fatto sì che questa zona ritornasse a vita, fosse un fiume pieno di pesci in cui chiunque viene si diverte, e soprattutto è anche un importante volano istruttivo nei confronti delle nuove generazioni. La giornata di ripopolamento ha preso forma all'interno del contratto di fiume Casentino H2O. La grande partecipazione di questa giornata testimonia quanto questo contratto di fiume sia vivo, voluto anche dalle comunità locali, e quindi una grande soddisfazione per il consorzio di bonifica che ne è stato il promotore e ne è il capofila. La stagione di pesca sportiva si aprirà ufficialmente il 18 marzo.